Ciao a tutti guerrieri, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Frost ed oggi torniamo su Blocks Fruits, bensì in una nuova guida su come spawnare il Leviatano. E mi rendo perfettamente conto che sono molto, ma veramente molto in ritardo nel realizzarvi questo video, ma ci vuole una pazienza, una fortuna e un'organizzazione davvero strabilianti. Allora, procediamo. Come si fa per spawnare il Leviatano? Ci dirigiamo qui nel Tiki Outpost e dobbiamo andare proprio in cima a tutto questo castello o tempio, quello che è, dove ci sarà un NPC che ci aspetta. È strano che non posso toccare l'albero, ma va bene, non importa. Ole. Anche così ce la si fa. Ole. Ed ecco qua l'NPC, la spia. Allora, cosa fa la spia? Se ci parliamo, usciranno queste due opzioni: Origin e Clue. Origin semplicemente vi racconta la storia del Leviatano, invece Clue sarebbero gli indizi. Allora, per gli indizi, praticamente devono essere comprati 4 volte, quindi sono 1500 frammenti per 4 volte dal questo NPC, per un totale di 6000 frammenti che voi o dei vostri amici, se li potete comprare, vi potete dividere la cifra e comprare un indizio ciascuno, oppure se volete fare i buoni samaritani e comprare tutti gli indizi voi, potete farlo liberamente. Fatto ciò, cosa succederà? La spia vi dirà: il Leviatano è lì fuori, correte a cercarlo prima che causa altra distruzione. Allora, qui poi dovrete prendere la barca. Ora vedrete anche tutto nella seconda clip, perché sto dividendo questa clip in parte teorica e poi ci sarà la parte pratica. Stavo dicendo, prendete una barca. Nel mio caso prendo questa perché tanto non è che devo fare chissà cosa. E la parte più complicata inizia adesso, guerrieri. Ovviamente a voi servirà una barca più grande, con più persone. Bensì, infatti, per andare ad affrontare il Leviatano servono minimo 5 persone. La regola non l'ho fatta io, l'ha fatta Bloxfruit. E praticamente dobbiamo addentrarci nel SIA, qui vedete la bussola 1, 2, 3, 4, 5, 6 più. Dobbiamo andare nella profondità 6 più, ossia dove non si vede più nulla, tutto grigio, buio. E io vi consiglierei di farlo più di giorno che di notte, perché non si vede davvero, ma davvero nulla. E sostanzialmente comparirà un simbolo qui dove c'è vicino il level max. Comparirà il simbolo di un timone che sta ad indicare il gruppo che state formando per la SEA Exploration, ossia l'esplorazione del mare. E questo gruppo, come stavo dicendo, per l'appunto dovete essere in 5 persone, altrimenti non potrete andare ad affrontare il Leviatano. Fatto ciò, la parte problematica non è solo essere 5 persone, ma bensì avere abbastanza fortuna da trovare l'isola del Leviatano, che spawnerà solo dopo aver comprato tutti gli indizi dalla spia. Quindi tenete bene a mente questa parte: l'isola del Leviatano può spawnare solo dopo aver comprato tutti gli indizi dalla spia. Poi, ovviamente, io non so dirvi se effettivamente gli indizi forse servono per aprire il cancello, quindi l'isola spawna comunque. Io questo non ve lo so dire, ma sono 100% convinto che bisogna comprare tutti gli indizi per spawnare l'isola e cioè l'isola, scusate, la dimensione. Ora, noi stiamo per raggiungere la profondità in questione, però non spawnerà l'isola perché sono da solo. Però nella clip che vedete a seguire mi addentrerò qui insieme ad altri guerrieri per affrontare il Leviatano. E beh, raggiungo qui la profondità e ho detto tutto quello che dovevo dirvi, insomma. Poi vi ricordo che se ci sono domande io sarò felice di rispondervi nei commenti se c'è qualcosa che non è chiaro. Non chiedetemi nel caso che Frost a me non mi fa comprare gli indizi, cosa devo fare? Allora, i casi sono due: o il Leviatano è stato già affrontato, o non potete ancora comprare gli indizi.
Almeno questo è quello che so io fino a mia memoria, cioè fino a quello che ho appreso oggi di questo aggiornamento. Poi ve l'ho detto, qualsiasi cosa io mi informo e vi do anche risposte nei commenti. Ecco qui la zona dove non si vede più nulla. Ci farò una brutta fine perché qui 100% di spawn, il Terror Shark, veramente. Ed è strano che non ho incontrato nessun Sea Event a parte l'isola del tesoro. Ok, davvero. Oh mamma mia! Mi sono preso un colpo. Va bene, guerrieri, io vi lascio alla clip con la parte pratica. Quindi mi resetto e vi lascio alla parte pratica dove vedrete tutto in atto.
Ok guerrieri, io ringrazio davvero i guerrieri che hanno partecipato a questo video, grazie a loro sono riuscito a fare il Leviatano. Ovviamente questa è la stessa clip che state vedendo ma tagliata, ma questi sono dettagli. Voglio ringraziare i guerrieri per aver affrontato il Leviatano insieme a me, e solo merito anche loro se è stato reso possibile la visualizzazione di questo contenuto. E come ho detto, se ci sono domande e altre cose, quesiti, tutto quello che volete, io vi risponderò nei commenti. E detto ciò, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, guerrieri, siate sempre forti.